Bentornati Dreamers in questo nuovo episodio su Dream TV NS in compagnia di Mr. Dream. Oggi volevo portarvi un mazzo che, insomma, sono uscite due nuove carte. Io praticamente provo a portare un mazzo con Scar e Cagliera. Cagliera, se voi non l'avete mai vista, è una carta che è uscita da poco, si trova sia con le Spotlight, se riuscite a prendere la prima, diciamo, la prima key, sarebbe l'ideale. Come è capitato a me, dopo che comunque ho aperto 400 spotlight con le altre carte, e nulla, è fortissimo Cagliera perché praticamente ha effetto continuo, le carte di costo 1 e 6 sono distruttibili. Allora, noi mettiamo Sunspot in questa partita sul lato sinistro. Turno 2. Ok, Jotunheim, come si chiama? Non va bene. Ok, Bucky Barnes, quindi già si capisce che è un mazzo distruggicarte. Ok, Bifrost porta tutte le carte al centro. Cioè le uniche due che ci sono, quindi io metto qua la carta e passo. Lui spacca. Con Deadlock spacca Bucky Barnes. Ok. Allora, noi mettiamo sempre il nostro evoluzionario di qua. Ok, il Monger che va a spaccare Sunspot. Ok, le carte vanno di qua, quindi lui praticamente adesso perde uno di forza ogni turno. Io andrei di cosa? Di Fing, in modo tale che va a abbassare Abomination. Non è male la giocata. Lui va adesso a potenziare Deadpool e Venom. Ok. Adesso devo sperare di distruggere Venom, se tocca a noi per prima. Ok. Tocca chi? Questo potrebbe fare la porcata di giocarsi Arno mezz'ora al centro e di mettere due Venom a destra e a sinistra e vincere la partita. Oppure potrebbe fare anche Taskmaster, però la vedo una cosa abbastanza in dubbia. Non lo so, io farei a sto punto così. Mettiamo qua Shang-Chi e Abomination, lo mettiamo al centro. Non è successo. Ah, però vabbè, non è che è andata proprio male male. Abbiamo vinto un campo. Abbiamo vinto, ragazzi. Abbiamo vinto grazie a Shang-Chi. Ok. Ciò non ha snappato questo, sapeva di perdere. Ragazzi, è andata bene. Il mazzo vi ho detto come è formato. Che all'inizio, vabbè, le carte che corro, a parte, vabbè, High Evolution, che facciamo vedere. È formato Dag Evolutionary, poi vabbè, le carte che sono uscite adesso, Scar e Cagliera, poi tutte le carte che ruotano attorno a Dag Evolutionary, e poi abbiamo messo She-Hulk e Abomination. Il mazzo non è malvagio, ragazzi. Facciamo un'altra try, second game, quindi prima è andato bene. Quindi win rate 1 e lose 0. Dopo che giochi una carta qui distruggila, passiamo. Buon anno se non ci siamo a letto in questi lunghi video dove ho caricato comunque il buon anno e tutto quanto. Molti video sono solo con la musica perché non ho tempo di commentare le partite. Cerco quest'anno di fare più video parlati che secondo me sono l'ideale. A tal proposito io volevo lanciare, se voi siete contenti, d'accordo, una rubrica dove praticamente giocherò i mazzi che mi scrivete nei commenti. Cioè voi scrivete un mazzo nel commento e io lo giocherò e porterò il video del mazzo che avete listato. Allora, abbiamo giocato Cagliera, quindi Mortale Sunspot. Andiamo a mettere Cyclops qua. Lui è partito subito con Cerebrix, non ho capito la motivazione. Ok, quindi Sunspot è mortale per adesso.
Ok, Cyclops. Mistico che va a copiare Cerebrix. Ok. E Rock. Va bene. Ok, Illumination scende. Io farei 1 e 2. Ok, Nebula. Mi mette Rich. Ok. Rich! Ma dove Rich? Mi incazzo un po', però. Allora, mettiamo. Ok. Facciamo così. Così, vediamo che succede. Ho fatto il maiale? Ok, visto. Luke Cage. Abbiamo vinto. Ok, anche il secondo game è andato. Stavolta con uno snap. Possiamo alzare ancora per i cristalli. Andiamo, facciamo una serie di 3 game, vediamo com'è. I 4 cristalli, qua 2. Partiamo questa volta con Nebula. E lui mette Sunspot, vabbè. Ok. Turno 2 mettiamo di Sunspot anche noi. E lui mette Nebula, scommettiamo. Asmenes. Ok. Turno 3. Breaking news. Scorpion qua e passo. Ho fatto la stessa giocata a me. Ok. Non so se giocare Cagliera, io penso di sì. Cagliere passo, che rende immortale le carte 1 e 6. Green Goblin. Mettiamo questo qua e passo. Daredevil, boh, non ho capito sta giocata io sinceramente, ragazzi. Ok. Ok, passa due Abomination. Allora. No. Beh, Hulk mettiamo, ragazzi. Tanto è mortale. Hulk è mortale, ragazzi. It's immortal. Così. Però poi aspetta, stavo pensando. Comunque lui sta vincendo su quel campo lì. Se mettiamo Hulk di qua. Che fa? Vediamo. Comunque è smashato qua, ragazzi. Adesso scappa. Ok, ragazzi. Un bel 3-0. 3-0 stavolta senza snappare. Se vi è piaciuto, ragazzi, questo video, commentate, iscrivetevi al canale chi non l'ha fatto e see you soon, ci vediamo presto col prossimo video, magari già domani, e grazie per aver visto di nuovo il video e iscrivetevi sul canale. Arrivederci.